Via. Abbiamo visto la volta scorsa, una delle volte scorse, il principio di equivalenza, cioè il fatto che la massa responsabile dell'inerzia e la massa responsabile della forza gravitazionale sono la stessa cosa. Ok? E in particolare abbiamo visto che se scriviamo il secondo principio della dinamica, mettiamo qui per esempio il Sole e la Terra, sulla Terra agisce la forza gravitazionale diretta verso il Sole, massa del Sole, massa della Terra, distanza al quadrato, e il principio di equivalenza mi permette di semplificare la massa della Terra, perché qui ho la massa inerziale, qui ho la massa gravitazionale. Se la massa inerziale è uguale alla massa gravitazionale, allora posso fare questa semplificazione. Ok? A destra mi ritrovo? Ritrovo la grandezza meno g ms, massa del Sole, diviso r alla seconda, nella direzione di r. Questo mi sembra un passaggio banalissimo, qualcosa di cancello, una massa, niente di più semplice. Questa grandezza, che mi rimane, dopo aver semplificato per la massa, che posso scrivere come la forza gravitazionale diviso la massa, nel nostro caso la forza gravitazionale che agisce sulla Terra diviso la massa della Terra, questo rapporto è quello che avrebbe a suo tempo risolto, o risparmiato a Newton, circa una buona decina d'anni, forse più, di elucubrazioni. Perché? Beh, perché Newton si poneva questo problema: se qui ho il Sole e qui ho la Terra, com'è possibile che la Terra senta una forza talmente intensa quando tra i due ci sono 150 milioni di chilometri? Quello che succede qui dipende da quello che sta a 1,5 per 10 alla 9 metri, o 11 metri, chiedo scusa, milioni di chilometri, 6, 2, 8 e 3, 11, 10 alla 11, 150 milioni di chilometri. Cioè è impossibile. Non faccio convincere uno che qui la Terra risente di qualcosa che è molto lontano. L'idea all'epoca era che per accettare una forza su qualcosa devi toccarla. La forza è una forza di contatto. Diceva, non voglio fare ipotesi, perché non riesco a farlo, non trovo il motivo. Per questo non pubblicò, se non dopo grossa insistenza di Halley, i principi. Gli mancava questo tassello, né mai lo riempirà. Rimarrà sempre questo. Cioè io so che c'è la forza gravitazionale, so come funziona, ho dimostrato che funziona, ho dimostrato che può spiegare l'orbita dei pianeti, ma non so come fa a funzionare. La risposta, cioè la soluzione del problema, viene un buon 150 anni dopo con questa grandezza, cioè il rapporto tra la forza e la massa, ridisegniamole, cambiato colore senza volere, non fa niente, il rapporto tra forza che agisce sulla massa n è il valore della massa, che non dipende più da m, come potete ben vedere, m si semplifica, m piccolo non c'è più, la massa della Terra non c'è più. Prende il nome, forza gravitazionale diviso la massa che subisce questa forza,
di nome di campo gravitazionale. Il concetto di campo avrebbe risolto il problema di Newton. Perché? Perché quello che succede nella posizione della Terra dipende da il valore del campo dove sta la Terra, diventa locale. Calcolo il campo qui e la forza qui è uguale alla massa che sta qui per il campo qui, tutto locale. F, M e G sono calcolati nella stessa posizione, non c'è più bisogno di azione a distanza. E la forza per unità di massa, cioè fratto la massa, quindi per massa unitaria, prende il nome di campo gravitazionale. Che cosa significa questo? Beh, prendiamo uno spazio vuoto, supponiamo che nel posto del sistema solare non ci sia niente, e cominciamo a riempirlo, mettiamo qua il sole. Ok. Il Sole, dotato di massa, eserciterebbe ed esercita su qualunque cosa gli sia vicina, in realtà a qualunque distanza, una forza gravitazionale. Quindi, se piazzo un pianeta, un satellite, un sassolino, una formica, un tiro, un elefante, quello che volete, in questa posizione, misuro la forza gravitazionale, la divido per la massa che subisce questa forza e ottengo quello che chiamo campo gravitazionale. E questa è una funzione che dipende, cioè un vettore, che dipende da ms, che è il massa del sole, che è la sorgente del campo, ciò che produce il campo, e dalla posizione, da nient'altro. La massa m piccolo si semplifica. In questo modo posso esplorare i campi, il campo gravitazionale, in qualsiasi punto mi interessi farlo. Chiaramente più vicino vado al sole più grande il campo è, più lontano vado più è debole. Quindi posso pensare al campo come a una funzione vettoriale della posizione. Ogni posizione ha associato un campo gravitazionale. Nel caso di una singola sorgente di campo, cioè una singola massa come il Sole, che l'utilità, se mi rendo conto, è minima. Che per calcolare il campo prima devo calcolare la forza, cosa mi serve? Niente. Ma viceversa, se ho esamino una regione di spazio e ho modo di calcolare il campo in un punto, non importa come lo calcolo, so che il campo vale G, allora so automaticamente che se ci piazzo una massa m piccola, sono immediatamente in grado di calcolare la forza gravitazionale sulla massa m piccola, come m volte g, per come è definito il campo, e inverto la definizione. Per esempio, se ho un sistema come una stella, un pianeta, un qualcosa di molto piccolo e sono molto distante dalla sorgente del campo, allora questo posso considerarlo come un oggetto puntiforme. Ma se ho a che fare con una galassia la cui struttura è molto complessa, okay, è impensabile che io per calcolare il campo qui sommi il contributo di ogni singola particella che forma la galassia, diventa pazzo. Anche il calcolatore si rifiuta di farlo. Eseguo delle approssimazioni sulla geometria dell'oggetto
così più o meno sensate, e poi calcolo il campo direttamente qua, in base a come presumo che sia fatto. E questo mi consente di farlo una volta sola. Una volta che ho calcolato il campo nella zona che mi interessa, so che qualsiasi cosa arrivi in quel punto, massa per campo in quel punto mi dà la forza e sono in grado di sapere come si muove. Nel caso del campo gravitazionale il vantaggio, non da poco, è che confrontando con il secondo principio della dinamica, il campo mi dà anche immediatamente l'accelerazione. Basta dividere per la massa. Attenzione, il concetto di campo, in questo caso campo vettoriale, nato a opera di Michael Faraday nei primi fine 700, inizio 800, è uno di quelli più profondi in tutta la fisica. Anche dal punto di vista sia relativistico che quantistico, il concetto di campo è il concetto principe. Viene perso il concetto di posizione, le particelle non sono puntolini, sono campi. E quindi è un'idea che è sopravvissuta a almeno due rivoluzioni scientifiche. Quindi è molto profonda. Ok? Ed evita il concetto di azione a distanza. Si utilizza il campo, in questo caso gravitazionale. Okay. Poi ci sono delle tecniche per visualizzare il campo. Ad esempio, se ho un sistema come il sistema solare con il Sole al centro, posto puntiforme, immaginate di misurare il campo in diverse posizioni e di tracciare ovviamente diversi vettori. L'abbiamo già fatto prima, di esaminare più una distribuzione più o meno ordinata di punti, posso illustrare il campo con quelle che chiamo linee di campo. Se prendo questa posizione e misuro il campo qui, ho questa freccina. Va verso il suolo perché il campo è attrattivo. Immaginate di disegnare delle curve o delle rette in questo caso che siano in ogni punto tangenti al vettore campo. Se ho un sistema prodotto da un oggetto puntiforme, quello che ottengo sono delle semirette che hanno una struttura radiale, tutte orientate verso il centro, che il campo è attrattivo, e le semirette orientate verso il centro, la cui densità mi dà un'idea dell'intensità del campo. Dove il campo è più denso, le linee di forza sono più addensate, il campo è più intenso. Dove sono più rade, il campo è più debole. Le linee di forza sono strumenti geometrici che servono per visualizzare il campo. Campo vettoriale non è facile da graficare. Le forze sono linee di forza, linee di campo, sono curve in generale, in ogni punto tangenti al vettore che dà, il vettore che descrive il campo in quel punto. D'accordo? Ovviamente in ogni punto non possono passare diverse linee di campo, non può esserci un punto in cui le linee sono due, può esserci questa e questa. A questo punto uno non saprebbe se il campo è questo oppure questo. E in quanto funzione il campo ha per ogni punto una sola freccia, ha un valore unico. O è questo e questo, questo è possibile. Non si intersecano mai. Ok? Se ho un altro disegno,
C'è un sistema doppio, quasi il 50% delle stelle nel cielo sono doppie. Allora qui le linee di campo si modificano. Quelle in asse con le due sono sempre delle semirette attrattive, ma le altre diventano, si incurvano. E punto per punto ci sono gli effetti dell'altra stella. A seconda della geometria, la deformazione, la simmetria dipende dal fatto che le due stelle abbiano più o meno la stessa massa oppure no. Sono tutte semicurve che hanno origine nelle due masse, disegnate. Avendo pure che non si in punto passano due linee. Domande? Prego. Se le due stelle avessero la stessa massa, teniamo il conseguimento contingente, prende il punto medio. Nel punto medio è un punto di equilibrio instabile. Qui la forza è nulla perché tanto il campo attrattivo di S1 e di S2 sono identici, i due vettori si cancellano uno con l'altro, in questo punto la forza del campo è zero. Tutti gli altri punti, per esempio quelli sull'asse, qui ho disegnato male, ripeto, mi piace, sull'asse sono, quindi il campo puntano verso questo punto. Prego. Punto, se metto una piazza, un pianeta in questo, nel punto medio, è in equilibrio, però qualunque minimo spostamento dell'equilibrio lo fa allontanare indefinitamente, e se si sposta anche di poco verso una delle S2 cade verso una delle due stelle, che è un punto di equilibrio instabile. Ok? Devo imparare a disegnare meglio. Questo è messo il libro, non c'è. Un'altra cosa che mi interessava vedere, perché penso che solletichi di più la vostra fantasia, è questo. Torniamo all'energia. E abbiamo visto che la forza gravitazionale è una forza conservativa. Quindi ammette energia potenziale e l'energia cinetica più potenziale si conserva. Quindi energia totale, cioè energia cinetica più energia potenziale oppure U, che si voglia, di solito usa la scritta U, è costante. Se ho a che fare con un sistema tipo Terra e Sole, il Sole, qui c'è la Terra, poi c'è l'articolo, ok, allora l'energia potenziale posso scriverla come meno G, massa del Sole, massa della Terra, distanza alla potenza 1, sotto cadendo di questo. Ok? E l'energia cinetica vale un metro della massa per la velocità al quadrato. La velocità è un vettore, è uno scalare. La Terra si muove in parte verso il Sole, in parte perpendicolarmente al raggio Terra-Sole. Posso pensare sempre alla velocità come due componenti. Se il moto fosse puramente circolare, R sarebbe costante. Ok? E la velocità sarebbe la velocità del moto circolare, omega volte R. Se invece prendo il Sole, piazzo un satellite davanti al Sole e lo lascio cadere da fermo,
il moto è solo radiale, non ho la parte circolare. Come se prendo un sasso, lo lascio cadere dalla superficie terrestre, il sasso va verso il centro della Terra. Non ho una parte del moto perpendicolare al raggio, con la distanza, oggetto, centro della trazione. Quindi questo posso separare in due componenti, una parallela al raggio e una perpendicolare al raggio. Sono una perpendicolare all'altra. Nel nostro caso, questo è R, ho una V perpendicolare al raggio e una parallela. Per esempio abbiamo già visto che nel caso dell'affeglio del perielio V parallela è zero. Perché? Perché se sono nel punto di distanza massima, okay, la parte di velocità è solo perpendicolare, perché se ci fosse una parte parallela al raggio nel perielio, per esempio, vorrebbe dire che il raggio sta diminuendo, cioè quello è il punto minimo. Se fosse una parte di V parallela al raggio nell'affeglio, vorrebbe dire che il raggio sta aumentando, perché quello è il massimo. Nell'affeglio del perielio le velocità sono tutte più, in entrambi i casi, perpendicolari all'asse. Questo significa separare in due componenti perpendicolari mi serve perché mi permette di scrivere che V quadro, il quadrato del vettore velocità, è la somma delle due componenti parallele al raggio più quella perpendicolare, perché sono due vettori complementari, perpendicolari l'uno all'altro. Questo è il vettore B, la somma vettoriale delle due componenti, ok? Di conseguenza la conservazione dell'energia posso scriverla come energia totale vale 1/2 m V parallela al quadrato più V perpendicolare al quadrato meno G massa del Sole, massa della Terra su R. Questo però posso scriverlo anche in un altro modo. Perché? Beh, non ci conserva non solo l'energia ma anche il momento angolare, che è M R vettore V. Ma se R e V sono moltiplicati vettorialmente, quello che conta in questo vettore è solo la parte di V perpendicolare al raggio, perché l'altra, essendo parallela all'R, dà prodotto nullo. E se sono perpendicolari, posso scriverlo come MRV perpendicolare, l'intensità di L MRV perpendicolare. Ma dallo studio del moto circolare abbiamo già visto che la componente della velocità perpendicolare al raggio è omega volte R, omega velocità angolare, cioè il modo in cui cambia l'angolo di posizione della Terra nella sua orbita. Di conseguenza L vale M R alla seconda omega, R per R omega è alla seconda omega, cioè
ho un modo per esprimere la velocità angolare. E lì è una costante, il momento angolare. Quindi nell'energia totale posso scrivere un mezzo mv parallelo al radio al quadrato più un mezzo mv perpendicolare al quadrato meno g, ms, nella terra. Questa posso scriverla come omega r alla seconda, dove omega ha questo valore. Quindi qui ho omega alla seconda r alla seconda meno u, energia potenziale, un mezzo m b parallelo quadro più un mezzo m r quadro l. I due m posso semplificarli, pardon, questo è r quadro per seconda. E qui ho una specie di nuova energia potenziale, perché la parte che dipende dalla posizione non è più solo questa, ma è anche questa, dove tengo conto del momento angolare. Questa funzione ha un grafico. Se osservate, questa è una parte positiva, cioè il più davanti, e va come 1 su r quadro. La parte negativa va come 1 su r. Ok? Quindi se, posso andare avanti, questa viene chiamata potenziale efficace. Se R tende a più infinito, qual è il limite di questa espressione? I limiti li conoscete ormai. Se R tende a più infinito, come si comporta questa grandezza? Va a zero. Diverge il denominatore, diverge il denominatore, 0 meno 0 fa 0. E se R tende a 0? Più o meno? Diverge col segno più, col segno, perché i segni sono diversi. Diverge a più, perché questo va a zero più rapidamente, perché è una potenza più alta. Quindi il grafico assomiglia, se qui metto in ordinata l'energia, energia Q, il grafico dell'energia potenziale, potenziale efficace è questo. E supponiamo di avere l'energia totale negativa. Se l'energia totale è negativa, l'energia cinetica, cioè un mezzo mv parallelo alla seconda, che è uguale all'energia totale meno il potenziale, questo, è dato da questa retta, che è costante, l'energia si conserva, meno la curva verde che dà l'energia, quindi questa differenza, questo segmento dà l'energia cinetica, legata alla parte radiale dell'energia. E quindi il nostro satellite, il nostro pianeta, non può superare, andare né sotto questo punto né sopra questo, perché in questi punti l'energia potenziale sarebbe superiore della totale. L'energia cinetica diventerebbe negativa, cosa impossibile. Questo è il punto di distanza minima, no, questo è il punto di distanza massima per gli amici, per Elio e Afelio. E all'interno di questi due l'orbita è un'ellisse. Se invece l'energia si alza fino al livello zero, l'energia totale diventa zero, qui ho energia totale negativa, quindi ellisse. Se l'energia a livello zero, ok, allora il punto P per diventa questo. E la ferio?
ricordando il limite, va infinita. Qual è la conica in cui c'è un R minimo ma non un massimo, che è parente stretta dell'ellisse? È la parabola. Se invece l'energia totale è positiva, ok, ho sì un raggio minimo, non ho un raggio massimo, ma arrivo al raggio massimo con energia cinetica positiva, mentre qui arrivo al raggio massimo con energia cinetica nulla, ed ho un'iperbole. Quindi ciò che determina la forma dell'orbita è l'energia totale e il momento angolare. Sono due variabili, attenzione. Questo lo si vede bene con queste simulazioni. Qui avete un pianeta in orbita attorno a questo centro di gravità, questa è la sua energia, ok? Qui epsilon è l'eccentricità dell'orbita. Se lo mandiamo in play, l'orbita è circolare perché il raggio è sempre quello, nella scissa che è il raggio, in ordinata l'energia, il raggio è costante, perché a parità di energia è quello che ha il momento angolare tale che il raggio rimane sempre lo stesso. Se invece aumento l'energia, mettiamo in pausa la simulazione, l'energia la alzo un pochetto, invece 0,5 0,4, ecco che l'orbita diventa eccentrica, non è più una circonferenza ma è un'ellisse, e il pianeta oscilla tra l'afelio del perielio e l'afelio. Se l'energia diventa nulla, non si vuole fermare. Ho una parabola, l'età arriva, passa al perielio e non torna mai più. Inutile che aspettiamo che ritorni, non torna mai. Tutte le comete o i corpi celesti non periodici hanno energia che sono o nulla o positiva. Se l'energia anche è positiva, cambiamo il valore dell'energia, mettiamo più 0,1. 0,1. La curva della teta è un'iperbole. Adesso però è già fuori, quindi non so se lo vedremo più. Rimettiamo, risettiamo. 0,1. Eccolo. Riparte. E ciao ciao, non lo vedo mai più. Tutte le comete periodiche invece sono su ellissi, perché raggiungono sì la cometa di Halley, per esempio, un periodo di 70 anni circa, e sta su un'orbita che è un'ellisse molto schiacciata, ma è un'ellisse, se no non tornerebbe. Quando lo vediamo la prossima volta.